Dal vivo andiamo con la seconda storia di oggi a Boston, dove un libro dedicato al grande autore Luigi Tenco è divenuto anche uno spettacolo tra canzoni e letture. Ci spiega tutto Stefano Salimbeni. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno. Ferdinando Molteni, giornalista e cantante. In questa sede? Entrambe le cose. In realtà, come si fa a parlare di un libro di musica senza far sentire le canzoni? Io suono e canto da sempre, dalla fine degli anni 70, allora ho pensato di utilizzare questa cosa anche per promuovere il libro. Accompagnato, diciamolo. Sì, da Elena Buttiero, che è una pianista classica che suona abitualmente Beethoven e Mozart, che ho un po' traviato, nel senso che l'ho convertita alla canzone d'autore. Sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. 50 anni dopo, come mai tutto questo amore, questo interesse per Tenco? Perché era prima di tutto un grande musicista, ha creato i fondamenti della canzone d'autore italiana. De André diceva è stato il primo vero cantautore italiano, prima ancora di Paoli. Una canzone come Io mi sono innamorato di te contiene una piccola rivoluzione. Nei primi due versi mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. In quegli anni dire una cosa così significava buttare, far invecchiare di colpo tutte le canzoni d'amore che erano state scritte fino a quel momento. Io credo che la sua morte c'entri come sovrappiù di fascino, se vogliamo, ma uno che ha scritto Ho capito che ti amo, mi sono innamorato di te, lontano lontano, basta quello. Cioè, ma lontano lontano basterebbe a dare l'immortalità a chiunque. Qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi. Lei sostiene che Luigi Tenco non si è suicidiato. Sì, ritengo questa l'ipotesi meno probabile. Okay. La maggior parte della gente in Italia pensa invece questo. Sì, perché si è cristallizzata. A me la memoria delle persone dopo 50 anni interessa poco. Allora cosa ho fatto? Ho recuperato tutti i giornali dell'epoca e da lì è uscito fuori di tutto. Quella mia timidezza. Lui andò al Festival di Sanremo per vincere. Lui era convinto di vincere. E invece alla prima sera lo fanno fuori. Lui era molto molto arrabbiato. Era sicuramente alterato, aveva sicuramente bevuto, aveva forse assunto delle sostanze, ma era soprattutto molto molto arrabbiato. Fu molto probabilmente un incidente. Un incidente la cui dinamica è ancora oscura, perché Tenco non muore nella stanza 219 dell'Hotel Savoy, muore fuori e viene portato dentro, per simulare un suicidio e soprattutto per salvare Dalida. Dalida era sporca di sangue, aveva visto che cos'è accaduto, era una star di dimensioni europee, sicuramente un depistaggio. La tesi del suicidio, secondo me, è improbabile, altamente improbabile. Perché tra l'altro poi Tenco, e questo lo dicono tutti coloro che lo hanno conosciuto, era una persona molto allegra, era un compagnone, amava fare scherzi, amava vivere, come ho cercato anche di dimostrare. Ciao amore. Ho notato che si emoziona quando canta. Sì, mi emoziono anche perché ogni tanto dico, cavolo, però stiamo portando Tenco in America. E soprattutto stiamo raccontando il fatto che abbiamo perso un artista pazzesco, uno che ha scritto le 4-5 canzoni più belle che abbiamo nella nostra tradizione recente. Non sono le uniche, ma sono tra le più belle. Ciao a tutti, grazie. Dunque, dopo lo spettacolo dedicato a Luigi Tenco,